Ciao a tutti ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vogliamo illustrarti una tecnica per fare delle super conversioni in bianco e nero in Photoshop CC. Davvero, tutto qui? Serviva un tutorial per fare questa roba? Ok, ti abbiamo mentito, non è questo il risultato. Questo è il risultato. Ora sì che iniziamo a ragionare. Te l'ho detto che è tanta roba. Ragazzi, parliamoci chiaro, la maggior parte delle persone quando vuole fare una conversione in bianco e nero, tutto quello che fa è andare in Photoshop, prendere il filtro bianco e nero e voilà, la salsa è pronta. Sì, hai ragione, non ci vuole un genio per farlo. Quello che vogliamo fare in questo tutorial è tutt'altra roba. Ecco, guarda un po' qui. Questa è la classica immagine in bianco e nero, questa è l'immagine che andremo a realizzare. Una parola, incredibile. Siamo su un altro pianeta, ammettilo. Quindi non è classico bianco e nero perché andremo ad enfatizzare al massimo sia i bianchi sia i neri al fine di ottenere immagini sorprendenti. Ci teniamo a precisare che in questo tutorial possono esserci determinate funzioni e nozioni che magari non conosci. Ecco, se non le conosci, questo è un gran bel problema. Proprio per questo vogliamo venirti incontro e darti la possibilità di guardare le prime tre lezioni gratuite del corso Photoshop Facile. In queste prime tre lezioni acquisirai quelle che sono le basi di Photoshop. Consigliamo di guardare queste prime tre lezioni sia a un principiante che parte da zero, sia a una persona che si reputa un po' più avanzata. Infatti è probabile che tu stia utilizzando determinate funzioni nel modo sbagliato, così come possono esserci tutta una serie di cose che magari non conosci. Quindi clicca sul link che trovi qui in basso, è facilissimo, e corri a vedere le prime tre lezioni del corso Photoshop Facile. Bene, ma basta parlare, mano sul mouse e apriamo Photoshop. Siamo all'interno di Adobe Photoshop CC 2019, come puoi notare noi abbiamo già importato l'immagine su cui andremo a lavorare, e sì, l'immagine in questione rappresenta questo bel vecchietto con uno sguardo attivo e pimpante, proprio come piace a noi, a me mette di buon umore. Bene, ma non perdiamoci in chiacchiere, perché la prima cosa da fare per ottenere un effetto bianco e nero super enfatizzato consiste appunto nell'andare a trasformare la nostra immagine in bianco e nero. Quindi per farlo ci basterà recarci qui sul riempimento e fare clic su bianco e nero. Aumento la dimensione del pannello e ragazzi, all'interno di questo pannello proprietà troviamo diverse levette. Queste levette ci permettono di enfatizzare il bianco o il nero di ogni singolo colore presente all'interno della nostra immagine. Ti faccio vedere, portando per esempio la levetta dei rossi più a sinistra, ecco che cosa succede. Il nostro amico qui al centro sembra sia uscito da un film horror, ma la cosa più interessante è che abbiamo aumentato la percentuale di nero solo sui rossi presenti all'interno della nostra immagine. Quindi nel nostro caso i rossi si concentrano sulla pelle del nostro soggetto. Questa cosa possiamo farla con tutti i colori presenti all'interno della nostra immagine, quindi gialli, verdi, ciano, blu, magenta. All'interno del corso Photoshop Facile abbiamo spiegato questo pannello in tutte le sue sfaccettature. Bene, ma continuiamo con le nostre modifiche, direi che così ovviamente non va bene, quindi sposto la levetta più a destra, direi di portare i rossi a un 44%, modifichiamo i gialli, li portiamo, vediamo un po', a un 34%, per quanto riguarda i verdi li aumentiamo leggermente, li portiamo a un 73%, il ciano lo lasciamo a 60%, il blu a 20% e il magenta a 80%. Bene, abbiamo appena completato il nostro primo step. Ora, tutto quello che faremo da adesso in poi sarà appunto andare ad enfatizzare sempre di più l'effetto bianco e nero presente sulla nostra immagine. Quindi, per prima cosa, ci rechiamo qui sul riempimento e facciamo clic su mappa sfumatura. Ragazzi, qui, su mappa sfumatura, il colore deve iniziare con un nero e deve finire con il bianco. Diamo su ok. Una volta aver creato la nostra mappa sfumatura, cambiamo il metodo di fusione. Quindi, da normale, passiamo a sovrapponi. Ok, così diciamo che l'effetto mi sembra un po' troppo esagerato, quindi molto semplicemente andiamo ad abbassare l'opacità. Da 100% portiamo l'opacità a un 48%. Molto più d'impatto. Andiamo avanti perché ovviamente il nostro intento è quello di ottenere un effetto molto enfatizzato, quindi ci rechiamo nuovamente sul riempimento e facciamo clic su esposizione. Ovviamente ragazzi, in questo tutorial non mi dilungherò a spiegarvi tutti i passaggi, altrimenti durerebbe troppo. Quindi per il momento sappi che andremo ad aumentare l'esposizione, quindi da 0 portiamo l'esposizione a un 0,21. Ci spostiamo sulla levetta qui in basso, la andiamo a diminuire leggermente, quindi impostiamo un meno 31 e correzione gamma la portiamo a 0,92. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Ancora, facciamo un'altra volta clic su riempimento e andiamo su luminosità e contrasto. Per quanto riguarda questi due valori, li andiamo ad aumentare entrambi. Quindi la luminosità la portiamo a un, vediamo un po', 19, mentre per quanto riguarda il contrasto lo portiamo a un 18. Vediamo ancora un piccolo prima e dopo. Prima, dopo.
Sì, lo so, ci stiamo avvicinando sempre di più verso la nostra meta, ma non è ancora finita qui. Infatti ragazzi, seguitemi molto attentamente perché adesso arriva il bello. Qui in basso in descrizione trovate un link che vi permette di scaricare tutti i materiali di questa lezione. Dico questo perché adesso ho intenzione di utilizzare un'azione per andare a schiarire e scurire porzioni all'interno della nostra immagine. Questa tecnica ci permetterà di andare ad enfatizzare sia le ombre sia le luci presenti all'interno della nostra immagine. Ma voglio farti vedere come funziona, quindi ci dirigiamo qui su finestra e facciamo clic su azioni. Eccola qui l'azione scherma e brucia Photoshop facile. Vi ricordo che potete trovare il link per scaricare questa azione qui in basso in descrizione. Per caricare l'azione è davvero molto semplice, vi basterà fare clic su questa spunta e andare su carica azioni. Dopodiché vi basterà selezionare l'azione scherma e brucia Photoshop facile e il gioco è fatto. Facciamoci un clic e vediamo che cosa succede. Photoshop automaticamente creerà un gruppo, scherma e brucia, Photoshop facile, e all'interno di questo gruppo troviamo due livelli. Un livello scherma che ci consentirà di andare a schiarire porzioni della nostra immagine e un livello chiamato brucia che ci permetterà di andare a scurire altre porzioni all'interno della nostra immagine. Quindi ci sono due livelli, uno per le luci, uno per le ombre. In pratica come funziona? Qui abbiamo due livelli di regolazione, due livelli di valori tonali ed entrambi questi livelli sono affiancati da una maschera di livello. Ovviamente ragazzi, all'interno del corso Photoshop facile approfondiamo al 100% questa tecnica. Infatti ci abbiamo dedicato diverse lezioni. Per il momento tutto quello che devi sapere è che utilizzeremo lo strumento pennello colore bianco per andare a schiarire con il livello scherma porzioni della nostra immagine, vedi? Mentre invece con il livello brucia, sempre con il nostro strumento pennello, andremo a scurire altre porzioni all'interno della nostra immagine. Quindi diciamo che il nostro intento sarà proprio quello di andare a donare molta più profondità alla nostra immagine. Bene, facciamo Command Z, iniziamo subito, iniziamo a scurire porzioni della nostra immagine. Ti ricordo che ho selezionato lo strumento pennello, il flusso lo porto a un 18%. Premiamo Command più o Control più se utilizzi Windows. E il primo elemento che voglio andare a scurire è proprio la barba. Quindi diminuisco la dimensione del pennello e faccio le mie pennellate. In questo modo. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Con una semplice pennellata abbiamo enfatizzato le ombre all'interno della nostra immagine. Ora facciamo la stessa cosa anche con il contorno del volto del nostro soggetto. Quindi sempre con il flusso pari a un 18% e ovviamente ragazzi vi ricordo che la durezza del pennello deve essere impostata a 0%, vado a fare delle pennellate qui sul lato del volto, vedi? In questo modo. Zoom indietro, andiamo a scurire anche qui in alto. Già che ci siamo ragazzi, portiamo il flusso a un 100% e andiamo a scurire completamente lo sfondo. Ancora, riporto il flusso a un 18%, faccio un altro po' di zoom, diminuisco la dimensione del pennello e continuo ad enfatizzare il perimetro del volto del mio soggetto, ok? Infatti il mio intento è quello di dare proprio più profondità al volto del nostro soggetto. Ecco qui per esempio, noto che sul naso c'è un po' troppa luce, che faccio? Diminuisco leggermente il flusso, lo porto a un 4%, diminuisco la dimensione del pennello e faccio una leggera pennellata. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo, prima, dopo. Ragazzi, ovviamente questa tecnica si basa principalmente sulle maschere di livello. Quindi se non conoscete le maschere di livello, potete guardare le prime tre lezioni del corso Photoshop facile. Sono tre lezioni completamente gratuite che trovate qui in basso in descrizione. Bene, una volta aver enfatizzato le ombre, è arrivato il momento di andare ad enfatizzare anche le luci. Quindi facciamo clic all'interno della maschera di livello del livello scherma. Strumento pennello, colore, ovviamente sempre bianco, flusso 15%, facciamo un po' di zoom, e il primo elemento che voglio andare a schiarire sono i denti del nostro soggetto. Diminuisco la dimensione del pennello e faccio la mia pennellata. In questo modo. Ragazzi, ovviamente, utilizzando una tavoletta grafica sarete molto avvantaggiati. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Faccio un'altra passata con un flusso sempre pari al 15%, molto bene. E adesso è arrivato il momento di schiarire anche gli occhi del nostro soggetto. Quindi premiamo Command più o Control più se utilizzi Windows, premo spazio per spostarmi all'interno della composizione, il flusso ragazzi va bene un 15% e faccio le mie pennellate. In questo modo. Spostiamoci anche sull'altro occhio, facciamo anche qui le nostre pennellate. Ingrandisco la dimensione del pennello, ragazzi la durezza vi ricordo che deve essere impostata sempre a uno 0%. E qui ragazzi, sempre con un flusso pari al 15%, andremo ad effettuare delle pennellate sia sugli zigomi sia sulla fronte. Quindi iniziamo, faccio due pennellate qui sullo zigomo, anche su quest'altro, e due pennellate anche sulla fronte.
Zoom indietro e vediamo un piccolo prima e dopo complessivo. Prima, dopo. Davvero tanta roba. Ma non è ancora finita qui. Infatti voglio continuare ad enfatizzare il bianco e nero della mia immagine. Chiudo il gruppo Scherma e Brucia Photoshop Facile, faccio clic su Riempimento, Tinta Unita. Impostiamo il colore nero, diamo su OK. Facciamo clic sulla maschera di livello di questa tinta unita. Strumento pennello, colore nero. Ingrandiamo la dimensione del pennello. E ragazzi, in questo step tutto quello che voglio fare consiste nell'andare a scurire la parte inferiore della mia immagine. In questo modo l'effetto finale sarà ancora più interessante. In questo momento la maschera di livello del nostro livello colore riempimento è bianca, quindi con il pennello di colore nero, lì dove andremo a pennellare andremo a nascondere questa tinta unita. Nel mio caso ho intenzione di nasconderla sulla parte superiore della mia immagine. Imposto un flusso pari al 100%, sposto il cursore al centro della mia immagine e faccio le mie pennellate. In questo modo. Quindi più volte andremo a pennellare, più andremo a nascondere la nostra tinta unita. Effettuo le mie pennellate qui in alto con un pennello molto grande, in questo modo l'effetto finale apparirà molto più graduale. E vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Ragazzi, se l'effetto non dovesse piacervi perché magari è troppo forte, vi basterà andare a ridurre l'opacità di questo livello. Quindi magari da 100% possiamo passare a un 90%. Ancora, facciamo clic qui sul riempimento e andiamo su valori tonali. Ci spostiamo qui in basso e ragazzi, qui su proprietà abbiamo la possibilità di andare a variare i valori tonali della nostra immagine. Se non visualizzate questo pannello vi basterà andare su finestra e fare clic su proprietà e tutto quello che voglio fare con questa regolazione consiste nell'andare a scurire ancora di più porzioni della mia immagine. Faccio clic sulla prima spunta, questa qui in basso a sinistra, e la sposto verso destra. Quindi da 0 la porto a un 58. Mi sposto su questa seconda levetta e da 1 la porto a 1,08. A questo punto prendiamo lo strumento pennello, flusso lo impostiamo a un 44%, ti ricordo che il colore del pennello deve essere impostato su nero e per prima cosa andiamo a rimuovere questa regolazione qui in basso sui vestiti del nostro soggetto. Quindi vado a rimuovere del tutto la regolazione qui, anche sulla barba, diminuisco ancora il flusso, faccio un po' di zoom e faccio qualche pennellata qui dove si trovano le ombre. Quindi il mio intento con questo step è quello di ottenere un contrasto ancora più elevato sull'immagine finale. Faccio qualche pennellata anche qui. Rimuoviamo questo effetto anche sugli occhi, quindi qui impostiamo un flusso pari al 100%. E vado a rimuovere completamente questo contrasto sugli occhi, infatti è inguardabile. Ancora, diminuiamo la dimensione del flusso. Porto il flusso a un 35%. E la stessa cosa la facciamo anche su altre porzioni all'interno della nostra immagine, come per esempio sulla fronte. Quindi diciamo che l'obiettivo in questo step è quello di andare a rimuovere questo effetto sulle zone già contrastate. E vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Anche qui, se l'effetto risulta troppo pesante, ti basterà andare a ridurre l'opacità del livello. Quindi magari da 100% potresti passare a un 70%. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. E ragazzi, ovviamente possiamo continuare ad enfatizzare ancora di più l'effetto finale. Possiamo per esempio riutilizzare l'azione scherma e brucia ed andare ad enfatizzare tutte le rughe presenti sul volto del nostro soggetto. Nel mio caso, come ultimo step, andrò ad enfatizzare la texture generale della mia immagine. Quindi tengo premuto Command più Option più maiuscolo più E se utilizzi Mac, oppure Control più Alt più maiuscolo più E se utilizzi Windows. Ecco qui un nuovo livello. Questo livello contiene tutti i livelli visibili sottostanti. E su questo livello, ragazzi, per andare ad aumentare la texture, andrò ad aggiungere il filtro Camera Raw. Quindi apriamo il filtro Camera Raw, andiamo qui su Filtro, Filtro Camera Raw, e qui in basso possiamo trovare la spunta Texture. Ragazzi, questa regolazione fa parte solo di un ultimo aggiornamento, quindi potete trovarla solo in Photoshop CC 2019. Quindi, se ancora non l'avete fatto, aggiornate subito l'ultima versione di Photoshop. Bene, ora tutto quello che dobbiamo fare consiste in andare ad aumentare questa spunta. Quindi, siamo sulla spunta Texture, da 0 passiamo a un più 38. Diamo su OK, facciamo un po' di zoom e vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Signore e signori, ecco qui il nostro risultato finale. Ma adesso voglio farti vedere che cosa abbiamo combinato. Seleziono tutti i livelli, creo un nuovo gruppo, lo rinomino e lo chiamo bianco e nero intensivo. Questa qui è l'immagine di partenza, quindi la nostra immagine originale. Questo è il filtro bianco e nero applicato inizialmente sulla nostra immagine e attivando il gruppo bianco e nero intensivo vedremo l'effetto finale. Ragazzi, se questo tutorial vi è piaciuto vi prego di lasciare un bel mi piace qui sotto. Ovviamente se l'effetto risulta troppo intensivo vi basterà andare a ridurre l'opacità. Quindi l'opacità del gruppo possiamo portarla, non so, magari a un 90%. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Nel mio caso la lascio a 100%.
Che dire, per oggi è tutto, qui Simone, qui Stefano e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial qui sul canale Photoshop Facile. Ciao ragazzi, ciao!